Ho due figli. Il padre è stato completamente assente dopo la separazione. Non ci ha aiutato in nessun modo. Ho avuto difficoltà nella gestione dei ragazzi. Anna, fin dalla quarta ginnasio, ha iniziato ad avere atteggiamenti aggressivi. Si vergognava della nostra condizione economica e diceva di odiare il fratello perché attribuiva a lui l'origine di tutti i nostri problemi. Mia madre non lavora, se non saltuariamente. Mio fratello è bipolare e ha dei problemi di salute. Gli manca mio padre. Io non ho mai sentito la sua mancanza, anche perché lui lo vediamo di rado e ci consegna 200 euro per il mantenimento. Non volevo Maria dentro casa perché è ineducata. Vestiva in modo non adeguato alla sua età. È sguaiata. La mamma di Maria venne un giorno a lavoro da me e mi disse che le ragazze facevano cose strane. Pensavo che si riferisse ai tatuaggi, oppure al fatto che bevessero. Io conosco Maria da quando facevo le medie. È la mia amica del cuore. Lei ha iniziato subito a lavorare, io ho iniziato più tardi perché non me la sentivo e non mi sembrava una bella cosa. Dopo qualche mese ho imparato e ho iniziato anche io a lavorare con Maria. Io e Maria siamo esigenti, vogliamo molte cose. Vestiti, macchine, benessere. Anna mi rassicura sul fatto che non facevano nulla di strano. Mi disse che aveva trovato un lavoretto in un bar. Quando tornava a casa con delle cose nuove, delle scarpe, dei vestiti, mi diceva che gliele avevano presi Maria o Silvia, perché loro potevano. Io volevo lavorare per comprarmi cose griffate. Volevo avere i miei soldi per comprare tutto ciò che mi piaceva. Ogni tanto davo dei soldi a mamma, quindi aiutavo anche la mia famiglia. Mamma pensava che spacciavo, non mi sentivo di dirle che mi prostituivo. Anna mi disse poi che vendeva il fumo ai suoi amici. La ostacolavo. Non ho mai preso soldi da mia figlia. Nulla sapevo di appostamenti. Non ho saputo gestire questa situazione e non ho denunciato nulla perché non sapevo con chi aveva a che fare Anna. Avevo paura per lei. Non sapevo chi dovevo denunciare. Sono contenta che è successa questa cosa. La volevo fermare in tutti i modi. Mamma non mi chiedeva di aiutarla. Ma io con questi soldi che guadagnavo cercavo di aiutarla in casa. Quando le davo i soldi, mamma li prendeva, anche se pensava non fosse giusto. Lei pensava che io spacciavo e comunque mi rimproverava e mi diceva che non me li ero guadagnati. La madre di Anna sapeva che noi spacciavamo, ma io penso che lei aveva intuito che la figlia si prostituiva. Lo penso anche per alcune frasi che la figlia diceva in sua presenza. Oh.